Oh, guardate questa torta salata che di solito per carnevale si fa anche, oltre alla lasagna, nella mia città si fa anche qualcosa con i carciofi, quindi che possa essere una torta salata, soltanto carciofi, comunque si fa anche una pietanza con i carciofi. E in questo momento ho pensato di fare una torta salata con carciofi e zucca. Ora l'apro e vi faccio vedere com'è dentro. Guardate quanti colori, perché ci sono i carciofi, la zucca, poi ho messo anche dei semi di zucca e del formaggio e della scamorza affumicata. Dai su, venite con me, così vi faccio vedere come l'ho fatta e almeno la facciamo assieme. Per servirla però così la porzione in piatto, potete servirla e guarnirla con delle foglie di alloro o di rosmarino, come preferite. Ok? Dai, andiamo assieme a fare la nostra torta salata. Allora, questi sono quattro carciofi che ho messo in acqua acidulata, no? Sarebbe appunto con lo succo di limone. E qui invece ci sono quattro etti di zucca nell'acqua. Lasciamo i carciofi almeno un'oretta nell'acqua. Poi intanto prepariamo, trascorso un'ora, una casseruola con acqua fredda e un limone spremuto. Cioè, praticamente andiamo a spremere tutto quanto un limone dentro. Facciamo a fettine tutti i carciofi, praticamente tutti e quattro i carciofi, e li lasciamo addormentare in quest'acqua acidulata, alla quale aggiungeremo soltanto poi un po' di sale. Bene, ho aggiunto qualche cristallo di sale grosso. In un'altra pentola facciamo cuocere con proprio mezzo bicchiere d'acqua la zucca con rosmarino e alloro. Quando vediamo che la zucca si schiaccia già con la forchetta, spegniamo. Per i carciofi ovviamente ci va un po' di più. Almeno un quarto d'ora. Togliamo gli odori dalla zucca e schiacciamo con questo schiaccia verdure, schiaccia patate, e poi dopo la metteremo in un colino in modo che tutta l'acqua in eccesso vada via. Ok? Perfetto, così almeno mentre terminano la cottura i carciofi, che devono sbollentare bene bene, la zucca la mettiamo nel colino così per togliere tutta l'acqua in eccesso. Allora, i carciofi, una volta che poi sono cotti e trascorsi 15 minuti che sono sbollentati, ovviamente li scoliamo e lasciamo raffreddare un attimino in questo piatto, in un piatto, in una terrina. Intanto poi anche la zucca si è ben asciugata, vedete tutta quanta l'acqua in eccesso, la mettiamo in una ciotola più grande e adesso aggiungiamo, questi sono 1,5 etti di scamorza affumicata. Poi un cucchiaino di curcuma, un po' di sale e pepe, due uova e questi sono 2 cucchiai di parmigiano grattugiato. La farina di riso ci servirà dopo per i carciofi. Nelle due uova aggiungiamo sale e pepe e anche un pochino di prezzemolo tritato. Ok. Diamo così soltanto una mescolata veloce perché tanto poi dopo vanno mescolate ancora di più nella zucca. Intanto la zucca l'abbiamo messa in una ciotola più grande. Perfetto, 2 cucchiai di parmigiano e il cucchiaino di curcuma. Ok, mescoliamo il tutto e aggiungiamo ancora poi i cubetti di scamorza affumicata. Allora, io metto la scamorza affumicata perché per dargli, visto che la zucca è molto dolce, gli dà comunque un sapore un po' più sapido. Potete mettere del formaggio tipo Emmental o anche della scamorza bianca o del galbanino, dell'asiago, quello che più preferite. Allora, abbiamo ottenuto quindi proprio una crema di zucca. Per ottenere l'effetto più vellutato, aggiungiamo anche 50 ml di latte freddo. Ok, mescoliamo. Perché deve proprio come se fosse una vellutata. Ok. E ora in ultimo i cubetti di scamorza. Benissimo. Quindi questa è a posto. In una bowl mettiamo 3 cucchiai di farina di riso, questo qua, e 2 cucchiai di parmigiano. Perfetto. Quindi ho messo 2 cucchiai di... Alla fine ci servono 4 cucchiai di parmigiano, 2 nella zucca e 2 nella farina. 2 cucchiai di parmigiano, ho messo anche una spolveratina di pepe, il sale già c'è nei carciofi e adesso i carciofi li passiamo nella farina. Piano piano li passiamo nella farina e poi ovviamente li togliamo e li lasciamo in un altro piatto. Ok. Quindi prendiamo un'altra manciatina di carciofi, li passiamo in farina, parmigiano e pepe.
E così almeno gli dà un po' più di sapore. Mettiamo un po' di parmigiano che gli dà un po' più sapore. Ok? Così. E le rimettiamo qua. Perfetto. E fino a terminare i nostri carciofi. Intanto iniziamo ad accendere il forno a 200 gradi, che deve essere preriscaldato, e a srotolare un rotolo di pasta sfoglia rotondo. Perfetto, tutti i carciofi sono stati infarinati. Rotolo di pasta sfoglia già srotolato e qui abbiamo una terrina rotonda. Bucherello un po' il rotolo di pasta sfoglia. Se volete potete anche farla voi, la pasta brisée o la pasta matta, quello che volete, era solo per fare un po' prima. Adesso metteremo prima i carciofi, ovviamente togliendo la farina in eccesso, sempre con un colino. I carciofi un po' per volta, così li mettiamo in un colino e poi dopo li andiamo a versare direttamente nella terrina. Ok? E li sistemiamo poi. Perfetto, abbiamo sistemato i carciofi così e ora versiamo la crema di zucca. Voilà! Ora facciamo un po', richiudiamo così con la pasta sfoglia tutto intorno e andiamo a spennellare con un uovo e un po' di latte. Nell'uovo io ci metto sempre un cucchiaio di latte, proprio giusto per, così almeno viene ben dorato. Poi la carta forno in eccesso, comunque fuori, la togliamo perché alla fine poi brucia soltanto. E ora andiamo a spennellare tutto sul bordo. Ecco qui, gli abbiamo dato anche quell'effetto così dorato, verrà quando poi sarà cotto. Sulla pasta sfoglia spennellando l'uovo con un cucchiaio di latte. Ora inforniamo a 200 gradi per 40 minuti, forno statico, altrimenti forno ventilato sempre a 200 gradi 30 minuti. Parte media del forno. Ecco, siamo quasi a metà cottura e a metà cottura andiamo ad aggiungere una manciatina di semi di zucca. Ok, vedete? Proprio un cucchiaio sparso così. E facciamo terminare la cottura. Ecco qui la torta rustica di carciofi e zucca appena sfornata. Adesso attendiamo un attimino per tagliarne una fetta e vedere com'è. E per chi non lo sapesse, a Carnevale si mangiano le cose anche con i carciofi. Almeno proprio nella mia città c'è l'usanza di mangiare la lasagna a Napoli, ma anche qualcosa fatto con i carciofi. E io ho approfitto di fare questo.